l'evento storico-culturale più rilevante del nostro lago, che dà inizio alla stagione turistica dell'intero territorio. Visto il grande successo delle passate edizioni, il comune di Tremezzina, l'associazione promozionale Isola Comacina e l'Antiquarium sono lieti di riproporvi il magico spettacolo di luci e fuochi, accompagnato da colonne sonore. Per la realizzazione di questa eccezionale ed emozionante manifestazione contribuiscono i comuni di Argegno, Colonno, Sala Comacina, Lezzeno e Barenna, la Regione Lombardia con gli assessori e consiglieri regionali, l'amministrazione provinciale, la Camera di Commercio di Como, la Comunità Montana Lario Intervese e l'amico senatore Mandel. Un ringraziamento particolare a Sua Eccellenza il Prefetto, al Questore di Como, unitamente a tutte le forze di polizia per la loro disponibilità e sensibilità dimostrata nella predisposizione dei servizi di viabilità, di ordine e sicurezza pubblica. Un ringraziamento alla Fondazione Isola Comacina, agli sponsor e alla Pirotecnica Santa Chiara. Si ringraziano inoltre le associazioni locali e tutti i volontari che hanno contribuito alla buona riuscita di questo evento. Un ringraziamento particolare alla Banca di Credito Cooperativo di Lezzeno, alla quale auguriamo una sempre più proficua collaborazione con tutto il territorio. La Sagra di San Giovanni continua il giorno 5 luglio ore 22:30 con il grande spettacolo pirotecnico a Barenna. Buona serata e buona visione a tutti. Vediamo ragazzi, non lo cavo, ma...
Sulle acque che bagnano il mio suolo. Dimoro da sempre in quest'isola. Sono invisibile ai distratti, ma ai curiosi e agli attenti offro paesaggi suggestivi e narro aneddoti del mio passato, mostrando con orgoglio le cicatrici che rimangono e ricoprono la mia superficie. Sono l'anima dell'isola Comacina, della storia dell'isola. Questa sera l'aria è densa di ricordi. Questa sera voi sarete miei compagni nel rievocare una delle più importanti vicende che abbiano toccato la mia terra. Non preoccupatevi, sarò delicata, discreta, sarò un'utile e cara compagna. Con la mia voce, momento dopo momento, vi condurrò dentro le atmosfere, le suggestioni che ci permettono di rivivere l'attimo finale in cui io, Isola Comacina, ebbi la peggio, sopraffatta dalla forza e dalla crudezza dei comensi. Chi più di me sa come andarono i fatti? Tutto ha inizio nei primi anni del 1100, quando le terre lariane e milanesi entrano in conflitto per motivi... Un epilogo inevitabile. Battuti i comacini, la loro barca è stata data alle fiamme. Vittoriosi, ai comaschi non resta che raggiungere l'isola per prenderne ora pieno possesso. È l'anno 1169. L'isola viene data alle fiamme e rasa al suolo, con case, chiese, castelli e tutto quanto vi era di costruito. I pochi isolani scampati al massacro fuggono su poche barche e si rifugiano dai vecchi amici di Varenna, dove fondano un abitato che chiamano Insula Nuova. Ahimè, che aspra sorte mi toccò e brucio ancora nel ricordo come allora. Ma i miei abitanti, gli isolani, non celebrano certo oggi la mia disfatta, bensì vogliono rievocare con questo evento il passato glorioso delle mie dirupate sponde. L'isola Comacina, forte e salda nei suoi baluardi e torri, terra carezzata da dolci acque, che fu rifugio a re e a condottieri di eserciti, che ora è segno vivo ai vostri occhi. Faith was strong, but you made it through. Saw her bathing on the roof, the beauty and the moonlight. Oh, yeah.
di sera e ti risvegli col sole. Sei chiara come un'alba, sei fresca come l'aria. Diventi rossa se qualcuno ti guarda e sei fantastica quando sei assorta. I came in like a
I see you again.